Salve, sono Carlo Cardarelli dell'Unione Inquilini Marche, qui all'Hotel Santa Chiara in Chianciano Terme per il congresso straordinario dell'Unione Inquilini in occasione dei suoi 50 anni. L'organizzazione è nata ufficialmente nel 68 e sono qui insieme a Vincenzo Simoni, il segretario storico dell'Unione Inquilini, al quale vorrei chiedere un po' di rifare questa storia. Che cosa c'era prima del 68 che ha costituito l'Unione Inquilini e cosa c'è dal 68 fino ad oggi? Beh, prima del 68 avevamo avuto i governi di centrosinistra con una pressione grossa rispetto alla nuova, alla grande immigrazione meridionale che si era rivolta nelle città industriali e terziarie del centro-nord. E molti film sono stati fatti anche da nostri registi abbastanza anche interessanti su la difficile integrazione, la contestazione, il come si viveva, la coabitazione, i nuovi rapporti umani sessuali che c'erano, e tutto questo si concentra in una città particolare nel 68, Milano. A Milano. Milano. A Milano, dove ci sono diverse tendenze, molte tendenze sono tendenze a servire il popolo, a servire come un volontariato disinteressato di origine maoista. Ecco, forse molti non si rendono conto cosa era l'afflato internazionale, anche come esempio rispetto a quello che si faceva. Si poteva essere castristi, guevariani, con i cimin, ma si facevano le cose quotidiane da un punto di vista globale, ci sentivamo in un'onda vincente. E a Milano viene realizzato nell'edilizia pubblica, che era stata costruita alla Bene Meglio, ma in modo massiccio, dei comitati di lotta degli inquilini che sono alla fine, a metà del 68, diventano l'Unione degli Inquilini di Milano e provincia. Pensate che c'era un quindicinale che è stato anche proiettato sullo schermo, il giornale dell'Unione Inquilini, che veniva distribuito porta a porta a 19.000 famiglie. Dunque, movimenti di massa. E questo movimento si sprigiona in contemporanea con i movimenti delle fabbriche, con i comitati unitari di base, che daranno in parte vita anche alla Confederazione Unitaria di Base nei decenni successivi, ma è una cosa un po' diversa. E in una carenza di democrazia sindacale, i comitati unitari di base riuniscono per lottare, per difendersi, per emanciparsi, tutti i lavoratori che sono disponibili a sfuggire ai ricatti dei licenziamenti e sono disponibili a fare i picchetti insieme agli altri. Dunque è una congiunzione unitaria. L'Unione Inquilini, i comitati unitari di base. Vedi che c'è questa parola che si riproduce, l'unità. Un'unità però non diciamo per essere riconosciuti da qualcuno, ma per essere forti insieme su una posizione che si sintetizza in una parola, emancipazione. E nelle altre città, Firenze, Roma, Milano? Ti dico, Firenze c'è una figura che devo ricordare, che è stata forse protagonista della diffusione nazionale dell'Unione Inquilini, ed è Stefania Ferretti. Stefania Ferretti era una neolaureata, laureandi di architettura, e architettura era fondata sulla contestazione, sì, a Firenze, ed era, faceva parte di un collettivo anarchico, della FAI, proprio l'anarchia storica, e si occupava di guardare l'urbanistica alternativa nelle grandi emergenze nazionali, che erano la Maliana, che erano il Belice, che erano le zone terremotate d'Italia, la Stefania Ferretti cominciò a girare l'Italia incontrandosi con le altre... Danilo Dolci, con
Don Franzoni, alla Magliana e così via, e diventò praticamente una tesi di laurea. E i giornali dell'Unione Inquilini che noi disponiamo derivano dalla sua raccolta, e io ero molto più tradizionalista, avrei voluto fare il Sunia, e dissi: ma che Sunia, signora? C'è qualcosa di molto più diciamo interessante a Milano. E da Milano arrivarono degli emissari dei comitati unitari di base e di Avanguardia Operaia che ci aiutarono a fare la prima organizzazione che nasce a Firenze. Però contemporaneamente questo lavoro si sprigiona poi per simpatia a Torino, a Bologna, nel Milanese, e dopo Firenze abbiamo Pisa con Franco Allegretti che insieme al sottoscritto e alla Stefania deposita il primo statuto dell'Unione Inquilini, e questo avviene negli anni 75, 76, 77 con una raffica di enormi occupazioni di case. E questo è stato un effetto. Perché a Firenze ci furono tantissime occupazioni? Perché Firenze usciva fuori dall'alluvione del 66, e l'alluvione aveva portato a abbandonare enormi zone del centro storico in palazzi nobiliari che erano sistemati in questo modo: pianterreno, i depositi delle merci, primo piano le grandi alloggi signorili, il secondo piano i servi di prima categoria, l'ultimo piano i servotti, e questi furono alluvionati, dunque andarono i padroni nelle loro ville di Fiesole, di San Domenico, sì, di Settignano, e cominciarono a essere lasciati abbandonati anche grandi alberghi, sì, e questo ci ha portato a dire: ma prendiamoci queste cose, cominciamo a abitarceli. E dal 76 al 80 furono fatte a Firenze 180 occupazioni, ma non di stanze, cioè occupazioni di stabili. Tutta la città era percorsa dalle nostre manifeste, e questa fu la spinta che poi portò ad estendersi dopo qualche tempo anche a Roma, con una parte dei comitati che facevano riferimento al manifesto. Ecco, una cosa bisogna dire: l'autonomia delle lotte e anche dell'organizzazione si congiungeva però con una simpatia verso il nuovo della sinistra. Questo ha durato per parecchio tempo, è andato in crisi col compromesso storico e con la contemporanea affermazione in altri settori del partito armato, quello che si chiama partito armato, o varie formazioni armate da prima linea al BR. Quindi gli anni 70, 75, 76, 76, 78, e questo ebbe una conseguenza dialettica ma abbastanza, insomma, inquietante anche per noi, perché venivamo considerati da questi soggetti, diciamo, di avanguardia totale, quasi fiancheggiatori. No, venivano considerati delle brave persone, sì, però a un livello troppo basso per il livello che loro volevano raggiungere. Okay. Cioè c'era il livello dell'insurrezione, e noi dicevamo che ci vuole una lotta di lunga durata, molto più paziente, incisiva, e mentre ci fu una corsa a superare gli ostacoli che erano gli ostacoli della fase, anche queste cose sono tutte penetrate, come del resto oggi l'Unione Inquilini si trova in una situazione di scomposizione enorme della vita politica italiana, e questo anche negli interventi si è sentito, interventi di comprensione, di ostilità, di attesa, di interlocuzione, e questo senza che ci fosse una separazione però tra varie correnti all'interno, ma ognuno dava un contributo per capire che dovremmo essere ancora più incisivi, persuasivi e fare delle nuove pratiche dell'obiettivo, cioè il recupero e ristrutturazione dei grandi contenitori vuoti, perché la crisi immobiliare è stata anche la crisi immobiliare dello Stato, il demanio hanno cercato di venderlo ma nessuno lo compra perché i prezzi sono alti anche di quelli delle vendite demaniali, e l'immobiliare è in crisi perché la gente non c'ha soldi. E dunque, oggi, cioè, quella volta c'era più una visione di interventismo da parte dello Stato anche nell'economia. Oggi, invece, siamo in pieno, diciamo, regressione, gli stati devono regredire dagli interventi in economia, e l'Unione Inquilini, no, in questa economia iperliberista come si pone? Intanto l'iperliberismo è contestato non solo da formazioni
diciamo, di movimenti interessanti come il nostro, o quelli dell'acqua, o quelli della Notav, così via, con cui siamo sempre in contatto, ma è contestato anche per le contraddizioni interne, non è per il neoliberismo di questo decennio è, non è persuasivo, però i fautori del neoliberismo non ancora controllano gli strumenti. Intervento dalla Banca Mondiale al sistema degli scambi internazionali, l'ONU non conta praticamente niente e potrebbe essere invece un'alternativa nuova, una rifondazione delle Nazioni Unite. E naturalmente noi non ci sentiamo soli, perché la contestazione al liberismo riguarda non tanto e non soltanto le nuove sinistre interessanti europee, ma riguarda anche quello che chiamano il sovranismo e il populismo, sì, che bisogna guardarlo con interesse, perché è una contraddizione, sì, non finita, perché magari uno dice vorrei fare questo e se lo vuol fare sul serio deve superare anche le vecchie incrostazioni sovraniste e populiste del passato e diventare un sovranismo plurinazionale, un nuovo internazionalismo solidale e rispettoso. Cioè siamo in una fase interessantissima. E per il futuro dell'Unione Inquilini, dopo i 50 anni, dal 68, cosa stiamo? Senti, intanto una cosa che posso dire su questo congresso, mi ha sorpreso l'enorme presenza rispetto al passato tra i delegati e gli invitati di giovani. Questa è una novità, vuol dire che l'appeal di nuovo a interessanti lotte, interessanti interventi, è un appeal che comincia a funzionare, e questo, diciamo, è la novità secca di questo congresso. Va bene, ringraziamo Vincenzo Simoni. Grazie e salutiamo la presidenza a tutti. È invitata.